Eurac Research è un centro di ricerca privato con sede a Bolzano, con partner in più di 50 paesi nel mondo. Collabora con numerose organizzazioni internazionali, come la Convenzione delle Alpi, la Convenzione dei Carpazi, il Programma delle Nazioni Unite per l'Ambiente. Da anni ci occupiamo di cambiamenti climatici. Nel progetto Concerto, il team Eurac ha realizzato un'analisi socio-economica per la valutazione degli impatti dei cambiamenti climatici sulla gestione delle risorse idriche del bacino del fiume Roja, avvalendosi di un team interdisciplinare che unisce competenze economiche, di analisi territoriale e psicologico-sociali. Lo scopo dello studio è di fornire un metodo che permetta di stimare la vulnerabilità economica regionale del territorio del bacino idrografico trasfrontaliero del fiume Roja rispetto a possibili variazioni della disponibilità di risorse idriche determinate dagli impatti dei cambiamenti climatici osservati e previsti sul territorio e sui settori economici prevalenti. Lo studio parte dalla caratterizzazione territoriale e climatica del bacino idrografico, attraverso l'individuazione dei comuni che sono gli utilizzatori diretti delle risorse idriche del Roja. Abbiamo quindi analizzato sistemi di valutazione degli usi della risorsa idrica e dei settori economici prevalenti. Questo ci ha permesso di individuare le criticità dei settori esposti agli impatti dei cambiamenti climatici che insistono sul bacino e suggerire dei metodi di risposta. Per strutturare il workshop tematico sugli aspetti socio-economici delle strategie di adattamento ai cambiamenti climatici, ci siamo avvalsi della metodologia delle interviste strutturate, effettuate da remoto. Per la realizzazione delle interviste sono stati interpellati 9 esperti nel campo dell'economia ambientale, della valutazione del rischio, della governance delle acque, del rischio idrogeologico, dell'analisi climatica, della statistica, della pubblica amministrazione e della ricerca. A loro abbiamo chiesto, per i settori di loro competenza, di individuare i principali impatti dei cambiamenti climatici nell'area, i settori economici e sociali che utilizzano la risorsa idrica nel territorio, le metodologie disponibili per svolgere le analisi sociali ed economiche e valutare i rischi connessi alla scarsità idrica, agli altri impatti climatici e le possibilità di acquisizione di dati fisici e socio-economici. Questi contributi sono stati integrati in una monografia e saranno messi a disposizione online. Abbiamo elaborato una procedura standard e alcune raccomandazioni che permettono di stimare la vulnerabilità socio-economica del bacino rispetto alle variazioni della disponibilità idrica e ai cambiamenti climatici. Lo studio ci ha permesso di realizzare un quadro metodologico applicabile al caso del Roja e replicabile, che può diventare uno strumento di analisi per i decisori pubblici e privati interessati a conseguire una gestione efficiente delle risorse del bacino.